Buongiorno a tutti, benvenuti a Lione, al Salone del Sol di Trans, dove siamo sullo stand di Renault Trucks e finalmente in anteprima mondiale. Dietro di noi abbiamo la regina del salone ma anche del nostro stand, quindi il T finalmente in versione full electric. È un veicolo che esce dalla fabbrica da questa settimana di serie, quindi non è un prototipo, è un veicolo vero. In questo caso qua esce con un 6 pacchi batterie, quindi ha una capacità da 540 kWh. Cosa vuol dire? Quindi sono 6 pacchi batterie, permette a un trattore di questo tipo di avere un'autonomia fino ai 300 km, poi dipende sempre dall'utilizzo. Viene anche poi in versione motrice e anche sulla versione C, che è l'altra nostra gamma che poi si vedrà anche sullo stand. Quindi sicuramente in anteprima mondiale siamo molto soddisfatti, perché sicuramente dimostra la nostra ambizione a fare lo switch allo zero emission e ci mette veramente davanti a molti altri in questa direzione. Beh, ci siamo spostati, adesso ci troviamo davanti a un'altra grossa novità, è il nuovo Master, in questo caso il Master E-Tech, Renault Trucks, come potete vedere molto chiaro a livello visivo, ed è un veicolo rivoluzionario, adesso vi spiego perché. Benvenuti a bordo, siamo all'interno del veicolo, vediamo che oltre ad essere cambiato completamente esternamente, internamente è un veicolo che è completamente rivisto, molto più moderno, al passo coi tempi, un veicolo che ha un pacco batteria da 87 kWh, quindi passiamo da un 52 a un 87. Cosa vuol dire? Permette di arrivare a un'autonomia di più di 400 km, ha una capacità di carico, questo veicolo specificamente, di 1,6 tonnellate, quindi adatto a veramente tutti i tipi di utilizzo, quindi sicuramente un veicolo veramente che permetterà una transizione in Italia energetica all'elettrico senza nessun dubbio.